Ciao, sono Michela e sono l'autrice del blog di Glitter Passion. Oggi vi trovate a casa mia e l'intenzione che ho oggi è di creare un cielo stellato in questo controsoffitto che ho all'ingresso di casa mia. Allora, per poterlo realizzare c'è, diciamo, un materiale protagonista che è il polvere di stelle. Questi sono i vasetti. E il colore che io ho scelto per questo tipo di lavorazione è il giallo. Come ben sai, avrai letto nel mio blog, i colori che rimangono illuminati per più tempo sono il giallo, che è quello che ho scelto io, oppure c'è il verde acqua. Tutti e due questi colori hanno la particolarità di restare illuminati per molto tempo e quindi agiscono sempre catturando la luce del giorno, come puoi vedere oggi che è una bella giornata. E quindi i polveri di stelle hanno catturato la luce necessaria per poter rilasciare il loro pigmento luminoso, oppure di notte con i faretti, tipo come ce l'ho io con le strisce LED, oppure semplicemente con le lampade. Il principio appunto è quello di catturare di giorno la luce e rilasciarla di notte. Altra cosa importante per poter realizzare il nostro cielo stellato, oltre al polvere di stelle, è sicuramente il trasparente. Noi utilizziamo Gel Design, che è un trasparente a tutti gli effetti, cioè privo di riflessi. Messo sul mio controsoffitto bianco non si vedranno aloni di strisciate lucide opache, verrà tutto completamente uniformato al colore di fondo e si utilizza per l'applicazione questo pennello, che è un pennello spalter che serve per raccogliere il risultato del trasparente più il polvere di stelle che poi andremo a vedere e semplicemente dovrai spennellare sulla superficie che vuoi trattare. Allora, a questo punto quello che a te interessa sapere è la resa di questo prodotto. Come puoi vedere, il Gel Design ha una resa di 12 metri quadri e questo Gel Design si può, in questo gel design si può mettere dentro la proporzione di questi tre barattolini. Ora, visto e considerato che io ho una parete molto più piccola, come puoi vedere, è pari da misurazione a circa 4 metri quadri, 4 metri e mezzo. Non andrò a mettere tutto il barattolo di gel design e i tre barattolini di polvere di stelle, ma farò una sorta di proporzione, arrivando a 350 ml. Mi aiuterò con questo bicchiere graduato e trasferirò i 350 ml di questo litro qua dentro e poi metterò dentro solo un barattolino perché la proporzione data è questa. Ora è interessante farti vedere come questo barattolino che io ho fatto ricaricare prima alla luce del sole, che effetto scatena al buio. Piano piano io abbasserò le tapparelle. E tu potrai vedere nelle mie mani che si illumina tutto il polvere di stelle e comincia a prendere la colorazione gialla, gialla fluo. Riesci a vederlo? Ecco, ora questo stesso polvere di stelle verrà messo nel gel design. Allora, siamo pronti quindi per iniziare. Come puoi vedere, mi sono già trasferita i 350 ml di gel design dentro al mio bicchiere graduato e ora andrò ad aggiungerci il mio polvere di stelle giallo. Come puoi vedere, già si può notare la polverina già carica già ricaricata alla luce, che è di colore giallastro. Poi puoi utilizzare un cucchiaio da cucina, che è l'attrezzo più comune che puoi avere in casa, o meglio ancora sarebbe un bastoncino, e vai ad amalgamarlo in modo omogeneo fino a quando ti rendi conto che ridiventa di nuovo tutto abbastanza omogeneo e più liquido. Senti come si sentono sul fondo i granellini? Devi cercare di emulsionarli correttamente.
Ok. A questo punto, una volta emulsionato bene, si lascerà riposare per almeno un minuto o due minuti, in modo tale che lui si riaddensi. Ho mescolato il prodotto, ecco il risultato, e ora sono pronta con il pennello ad andare ad applicarlo. Cosa importante da sottolineare, anche semplicemente odorando questo composto, non ha un odore persistente, quindi potrebbe ricordare un po' tipo la colla vinilica, ma molto molto vagamente, molto più leggero e molto più attenuato come odore, che è comunque una cosa molto importante. Allora, semplicemente noi ora abbiamo il nostro bicchiere con la nostra soluzione e andremo a dare la nostra pennellata. La pennellata deve essere continua e possibilmente non troppo sovrapposta con le altre. Potrai vedere delle zone umide al momento, perché è dovuta all'applicazione del composto, e la cosa importante rispetto ad altri decorativi è che non devi stare a ripassarci sopra, perché il problema è che rischi di staccarti parte di polvere di stelle. Quindi semplicemente cominci con una pennellata e te la porti dietro finché il prodotto rimane attaccato. Puoi tranquillamente vedere i granellini che sono stati rilasciati. Da quest'altezza io li vedo. Come puoi vedere, a parte un po' di giornale che ho messo sotto, non ho nemmeno utilizzato un nastro protettivo tra parete e soffitto in questo caso, proprio perché è una soluzione talmente facile da applicare che non cola e quindi non c'è, diciamo, la necessità. Se uno a scopo preventivo lo vuole fare, comunque è un'operazione in più che uno è libero, insomma, di poter eseguire. Come puoi vedere, veramente è un lavoro facilissimo, molto molto facile. Non mi sto neanche stancando. Eccoci, allora ho appena finito di completare questa porzione di soffitto. Ora io continuerò ovviamente per tutta la lunghezza del controsoffitto che rimane. Ci tengo a sottolinearti che la tecnica che sto adottando io di pennellate date in modo lineare è sicuramente un metodo molto semplice per applicare, perché tu vedi dove ti lascia al momento il bagnato. Una volta asciugato non c'è problema, perché tu non le vedrai più le strisciate, quindi anche se ti dovessi per assurdo dimenticare dei pezzi non c'è problema, perché poi una volta asciugato si rifonderà totalmente con il fondo, che in questo caso è bianco, si fonderà nuovamente di nuovo tutto, quindi tu non vedrai assolutamente nulla. Lo stesso per un soffitto o controsoffitto colorato, quindi questo trasparente non va ad alterare la colorazione, e oltretutto, oltre che poterlo utilizzare e applicare con pennello spalter come ho utilizzato io, puoi anche decidere di scegliere di applicarlo con un guanto per decorazione, dove la tecnica non sarà più in questo modo ma sarà sfumata in questo modo, oppure puoi utilizzare anche un rullino con la stessa funzione del pennello, quindi intingi il tuo rullino e ti fai la rullata sempre in modo abbastanza omogeneo. In questo modo tu arriverai, come arriverò anch'io stasera alla fine di questo lavoro, spegnendo le luci, il polvere di stella avrà ricaricato il suo pigmento e lo rilascerà di sera. Quindi io arriverò appunto stasera con le luci spente e mi troverò il mio cielo stellato sul controsoffitto. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto per aver compreso come si utilizza polvere di stelle e soprattutto la facilità con cui si può applicare.
Noi siamo sempre a disposizione comunque per informazioni o chiarimenti sul sito Glitter Passion oppure sempre al nostro numero telefonico dedicato. Per il momento ci salutiamo e ci vediamo al prossimo tutorial.